Ajmo svi u krug da igramo šta će grava cukora. Mogu ja! Ajde, veliki krug. Ja sam grava! Ja sam grava! I sa malom grava. I sa malom Ja, 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 ja,
Hai scelto il colore giusto, dice il signore, perché anche lui guida la macchina gialla. Vai Andrea. No. No, grazie Piero. Passaporto. Suona, clacson. No.
giusto, ma non proprio tagliato in modo di... Lavoravo viene un po' su, sta anche per lavorare. Thank you.
Con i bambini facevo così in pratica stamattina. Questo è l'unico spazio che è rimasto così. Due notti. Gianluca. Ho pensato di fare una piscina di tutto questo, di rimasti delle bombe. È esploso? Il missile è esploso? Era qui davanti, era sepolto sotto. È la seconda volta che siamo qua. Allora andiamo. E ringraziamo. Allora, una volta Zastava con tutti i suoi collaboratori in tutta la Jugoslavia aveva 50% di tutto capitale, gli investimenti, tutto. Allora il problema più grande è come usare questo come una risorsa e non come un fallimento sociale. Vediamo che cosa possiamo fare. Posso fare una domanda? Sì. Ci sono dei filosofi. E così via, allora è una scuola rilevante, possiamo dire, e anche tanti professori delle nostre facoltà, ma il problema è che tutti noi, io no, ma tutti noi, abbiamo imparato marxismo e abbiamo imparato, ma non serve a niente, allora oggi non si usa più. E se parliamo di una filosofia ufficiale, possiamo dire che adesso non esiste. Ufficialmente non esiste. La filosofia esiste come un oblico culture, poi
opstaje u akademskom rezervatu i koji u ovom trenutku nema nijedan kanal utjecaja na strateško kreiranje društvenika. Znači, egzistira u akademskom rezervatu, tu se sasvim kvalitetno neguje, ali nema moć da utiče na strateška kreiranja života. Allora, filosofija, alla forma di una cultura, esiste solo nel riservato accademico e non ha nessuna influenza sulla creatura strategica della vita. Način koji smo pronašli da se mi filozofi uključujemo u politiku. Tako da treba da znaju da među filozofima u politici, ne samo moja malenkost u Kragujevcu, da ima mnogo značajnih primjera. Premijer Vojislav Koštunica je inače čovjek koji se ozbiljno bavio problematikom filozofije prava. Onda otac predsjednika države, Ljuba Tadić, je jedan od veoma značajnih istaknutih filozofa. Jedan od najznačajnijih savjetnika premijera Koštunica je filozof Svetozar Stojanović. Tako da, kroz uključivanje u politiku, filozofija nalazi svoje... Svidio im se vaša rečenica, sad ću da tražim da ponovim. Strekava kultura opste... Posso ripetere la frase? Allora, la forma della cultura esiste nel riservato privato accademico e non ha nessuna influenza sulla creazione strategica della vita. Osim kroz ova pojedinačna uključenja filozofa u politički. E per questo i filosofi fanno parte della politica. Giovanni, mi stai? E per questo i filosofi fanno parte della politica. Non solo il nostro vice sindaco, ma... Questo fanno parte? Sì, sono partecipanti della politica. Questo è l'unico modo in cui loro possono esprimersi, perché non hanno nessuna influenza. Allora, c'è... Per esempio, il nostro presidente del governo si occupava della filosofia della legge, dei diritti. E poi il padre del nostro presidente della Serbia è filosofo. E si chiama Ljuba Tadić, sì, è molto famoso in tutta la Serbia. Lui frequentava proprio questa scuola di Korčula. E poi l'assistente al presidente del governo è anche filosofo. Svetozar Stojanović. E si chiama Svetozar Stojanović. Da Giorgio Vukadinović. Il presidente si chiama della Serbia? Boris Tadić. E il suo padre Ljuba Tadić. T-A-D-I-C. Između rasta socijalne demokratije u Srbiji i filozofije. Jer iza svake demokratije mora da stoji neka filozofija. Verovatno bi se mi tako, barem sebi, pomažemo da razumijem da ovdje postoji na nivou polaznih pretpostavki javnog diskursa još uvijek jak konflikt između stečenih uverenja u razdoblju dominantne socijalističke filozofije društva i deklarativno prihvaćenih opredeljenja vezanih za političku filozofiju liberalizma. Nasljeđe socijalizma je utkano u vrednosni sistem pogled na svijet delatnih generacija. Problem je što mi još uvijek nemamo jednu delatnu, nemamo delatnu generaciju izraslu iz onih idejnih i vrednosnih okvira koje je izgradila politika i filozofija liberalizma. Tako da to jeste jedan podzemni, na površini neuočeni, ali unitarni konflikt kao društvo koje ima. I zato često i delujemo kao društvo koje kao da se nije do kraja dogovorilo o tome šta zapravo želi i kuda ide. Mi to oficijalno ovdje opravdavamo izrazom
tranziciju, društvo u predivanju i odrastanju, u procesu dogovaranja, u procesu kristalizacije. Grubo sam odgovorio, ali recimo i to napomenuo. Allora, solo un attimo. Allora, poiché una volta era qui il socialismo e questi giudizi del socialismo, possiamo dire, vivono ancora e sono molto intrecciati in tutta la società e in tutte le cose che ci sono qui. E se possiamo dire che c'è un grande conflitto che è già fatto nel socialismo, nella filosofia del socialismo, della società, e ci sono anche accettazioni che sono pubblicamente accettati, che c'entrano con il liberalismo di politica. E allora, ma c'è il problema di questo socialismo e si tratta proprio delle generazioni e del suo punto di vista e così via. Purtroppo noi ancora non abbiamo le generazioni che sono cresciute dai punti di vista del liberalismo, purtroppo non abbiamo queste generazioni ancora che sono pronte per lavorare, creare, che sono abbastanza grandi. E ci esiste ancora questo conflitto interno della società. E noi sembriamo forse come una società che non può mettersi d'accordo ancora, non può finire niente proprio alla fine, non può concludere niente. E allora noi abbiamo come una giustificazione la parola che noi siamo nel processo di transizione in questo momento. Questo è solo una giustificazione, nient'altro. E lui anche si scusa perché ha detto tutto questo in una maniera, in una forma così, ma è proprio così. Negovanja podaničkog mentaliteta diktature administracije, bilo koje pa i ministarstva. Evropski kulturni identitet je ono do čega nema stvarno. No. Ci troviamo. Allora, ci troviamo nella una volta era un liceo maschile, adesso è femminile. Adesso la metto qua. Puoi registrare, fare la foto? No. Che cosa vuoi? Sì, puoi. Paula de memória.
chiamato per dire se fai su scuola. Allora, c'è la scuola mentale dalle 7 fino alle 15 anni, la scuola media dalle 15 fino alle 18, e poi la facoltà, le scuole superiori, dipende. Allora, questa aula, questa classe si chiama la classe della memoria. Da questa aula sono portati i ragazzi che sono stati fucilati nel 4 di maggio nel 1900, e poi quando sono portati via, nella strada senza ritorno, qui ci sono e c'è anche la foto del tesimo della scuola. Lui poteva scegliere, lui è anche stato fascista. Sì. No, non era fascista. Andare. Poteva fuggire, allora poteva scappare la morte con questo evento. La poesia più bella si chiama Contadini, si dice così? Sì. Dei contadini nei Balcani, con una morte dei martiri, possiamo dire? Sì. Dei martiri, ha morto un gruppo di studenti in un giorno. Si continua. C'è il forno, come potete vedere, di quel tempo, e qui con ogni lezione. Come ogni lezione, queste sono le... Danas u Nemačkoj fašistki streljali više hiljada ljudi kao odmazdu zbog svojih gubitaka. Allora, questo giorno i fascisti tedeschi hanno fucilato migliaia di persone come una risposta perché c'è un numero dei tedeschi che sono anche stati fucilati, ammazzati, uccisi così. Ove donji nivo se koristi za povremene izložbe. Allora, usiamo questo spazio per le mostre, come vedete. I trenutno možete da vidite jednu gostujuću izložbu na ime Zavod za zaštitu spomeni. Questi sono i monasteri che si chiamano di Tomica, monasteri di Tomica, e anche il museo dell'arte di Avalina.
deve procedere con la fucilazione anche nella città. I tada počinje hapšenje svih muškaraca starih od 12 do 70 godina. E in questo giorno hanno cominciato di carcere tutti gli uomini dal 12 fino alle 70 anni. Svi ljudi bili su dovođeni i zatvoreni u bivše vojne. Ragazzi, uomini sono portati nelle baracche, nelle baracche militari che si trovavano proprio vicino a questo edificio dove noi siamo adesso. A 20 giorni dopo i ludi počeli da bili izvođeni na streljanje u Vojvodini. Evo, thank you.
giovani, che sono 13 godici giovani, con mio Andrea Jovanovic. Si chiamava Andrea Jovanovic, avevo 13 anni. E avevo un scuolo questo, allora tutto è originale. Ah, il comandante si è suicidato alla fine della guerra.
Cos'è? No, è tuo. Adesso dove si va? Andiamo a Giovanni subito, no? Sono un burattino. Andiamo? Open the door, please. Aiuti qua. No, aspetta, aspetta, vediamo la seconda. Il dentifricio? Il dentifricio?
Fa impressione, eh? Dice, ce n'è qua e poi ce n'è, allora ce ne sono due di là. Questa è la strada dell'ambasciata. Parcheggiamo, poi ci muoviamo a piedi, eh? Sì, sì. Si è già arrivati, credo. Sì, no? Sì. Ma glielo chiamo allora. Oh, addirittura. Tanto non vorrà. Ho registrato anche questa tua dichiarazione, Giovanni.